Eccolo qua, quando quella la farina rosso arriva alla fine, fuori, mi chiedo. Va, perché qui dove si misura la rete, dai, dimmi che c'è, boh. Ragazzi ci siamo, eccoci qua, you're live. Salve ragazzi, grazie per essere venuti qui, buona serata, sono Alan Salatiello, l'area manager di Starting Funds per il Black del Centro Italia. Immagino che sappiate la realtà di Starting Finance, i club studenteschi diffusi in tutta Italia. Appunto qui abbiamo due responsabili del club di Roma 3 che vorrebbero un attimo presentarvi. Ecco, che arriva. Ciao, allora io sono Pierpaolo Azzolini, sono il portavoce del club di Starting Finance Roma 3. Come c'è Lorenzo, il nostro vicepresidente, vabbè, il nostro presidente è assente, non sta lavorando. Comunque noi vogliamo fare una presentazione del nostro corso, perché comunque durante il secondo semestre noi vorremmo fare degli eventi, potrebbero essere settimanali, non sappiamo che cosa ci può fare settimanali, in cui fare degli incontri di sviluppo professionale, ad esempio diciamo, invitare le persone e sono entrate dopo nel mondo del lavoro, quindi come Conte, che è uno delle vicini di Starting Finance, quindi fare come Conte loro per avere delle conoscenze, oppure fare dei piccoli, ovviamente, corsi di formazione professionale, per esempio, può essere un corso di Excel o Finance. Ora, come prima cosa, io ringrazio i nostri studenti, che abbiamo Gian Paolo Galli, che è il mio coordinatore, abbiamo due professori, poi abbiamo due area manager di Perché l'abbiamo chiamato voci dell'economia, non esistono pasti gratis, perché voci vogliamo scatenare il dibattito e che non sia soltanto qui al tavolo ma sia con tutti voi, quindi ovviamente domande da parte vostra, da parte poi di chi ci segue da YouTube sono assolutamente benvenute, chi ci segue da YouTube può scrivere nei commenti le varie domande e saranno moderate, arriveranno qui al tavolo. La prima ora faremo un'area di interventi e la seconda sarà tutta dedicata alla nostra discussione, al nostro dibattito. Ci sarebbe dovuto essere anche il dottor Mondrucci, il direttore dell'area produzione statistica dell'Istat, però purtroppo per sopraggiunti impegni all'istituto non è potuto essere presente e ci manda le sue scuse e vorrà poi collaborare con questa parte. Quindi direi di andare subito al dunque e passo la parola a Giuseppe Galli. Grazie. Grazie. Trovo questa iniziativa stimolante e il titolo assolutamente azzeccato. Non esistono pasti gratis. La negazione di questo concetto è la principale fake news in economia ed è articolabile in un milione di cose diverse. Anche senza arrivare, ma poi ci si arriva, all'affermazione di alcuni nostri sovranisti, chiamiamoli così, alla matriciana, che negano esplicitamente il concetto della scarsità di risorse. Ieri mi è capitato nella sala della
della Commissione Bilancio del Senato di fare un'audizione e di dibattere con il presidente di quella commissione, Claudio Borghi, che è uno di questi sovranisti, eccetera, il quale diceva che non esiste la scarsità di risorse, basta che le banche centrali stampino moneta e tutti i problemi si risolvono. Ma il tema è molto più profondo di così. Cioè, noi abbiamo il problema della, noi in Italia, ma credo, temo, noi in gran parte del mondo, abbiamo una politica che va alla ricerca di soluzioni facili per problemi difficili. Diciamo, questa è l'unica cosa che mi viene in mente se devo definire cos'è populismo, cioè una roba che va, che è quasi indefinibile, che perché va dai neonazisti di AfD fino a Maduro, che è, diciamo, una roba completamente diversa. Ma la cosa che caratterizza gran parte della politica è che si devono dare delle soluzioni non solo semplici, ma immediate e senza costo, mentre invece quasi tutte le scelte economiche, proprio perché c'è scarsità di risorse, richiedono delle scelte e richiedono di ponderare vantaggi e svantaggi, costi e benefici. Questa è la parola chiave, il termine, diciamo, l'espressione chiave, costi e benefici. Provo a fare un esempio fra i meno dannosi per dirvi quanto è pervasiva questa cosa. Voi guardate un talk show e vedete che a un certo punto il moderatore chiede al politico di turno: ma come pensa di coprire, ecco, la lotta all'evasione, copriamo tutte queste belle cose, reddito, cittadinanza, quota 100 e quant'altro, bellissime cose, si possono e si devono fare, e come pensa di combattere l'evasione? E quasi sempre il politico di turno dice: con gli scontrini, il contrasto di interesse, cioè io pago 22 lire su 100, euro su 100 di IVA, lo scontrino, ho lo scontrino, lo posso dedurre dalle mie tasse, quindi faccio il contrasto di interessi rispetto al commerciante che mi vende o all'idraulico che mi fa un servizio, e in questo modo obbligo il commerciante, l'idraulico, a pagare l'IVA e a farmi una fattura e sparisce. Questo, diciamo, chiunque riesca a fare 2+2 capisce perché nessun governo ha mai applicato questa ricetta da nessuna parte del mondo. È banale, cioè ci vogliono 3 minuti di pensiero, diciamo, perché se mi consente di scaricare 22, io ho pagato 22 di IVA, scarico 22, il netto ricavo per lo Stato è zero, tanto vale abolire l'IVA. E allora uno dice: beh, allora invece di scaricare 22, scarico 10. Allora il netto, io pago 22, scarico 10, mi rimane 12 netto da pagare, tanto mi continua a convenirmi di farlo in nero. Ma metti pure che io dica: beh, vabbè, a questo punto non lo faccio in nero, tutto sommato mi conviene pagare la tassa. E già, però ci sono altre persone che probabilmente la tassa la pagavano, perché mica tutti sono evasori, qualcuno è un evasore. Quindi quelli che non erano evasori hanno un vantaggio netto da questa cosa qui. E alla fine tipicamente viene fuori che questa ricetta qui provoca una perdita di gettito per lo Stato. Ci sono dei casi rarissimi in cui questa cosa può funzionare, ma sono davvero molto rari. La verità è che la lotta all'evasione richiede che cosa? Fare delle scelte molto molto complicate. Esiste una parte notevole dell'economia italiana che vive sopra piccole, piccolissime imprese, che vive e sopravvive perché evade. Quindi è comprensibile che ci sia una protesta violentissima quando qualcuno cerca di fargli pagare le tasse, ma noi dobbiamo in qualche modo fare una scelta difficile. Dobbiamo tenerci tutte queste imprese che sopravvivono perché non pagano le tasse,
che rimangono piccole, che non sono competitive, oppure facciamo pagare le tasse a tutti e rendiamo necessario, è ancora più necessario di quanto non sia già adesso, diventare per queste piccolissime imprese, aggregarsi o diventare delle imprese vere che competono sui mercati internazionali, eccetera, eccetera. E forse questo è il motivo per cui persino in Italia, oltre che in tutto il resto del mondo, ormai la pizza non è più quella napoletana, ma è la Pizza Hut. E forse questo è il motivo per cui il caffè non è più l'espresso italiano, ma è Starbucks e via così discorrendo. Ma veniamo, diciamo, alle balle grosse, che è il negazionismo del debito pubblico. Il debito e lo spread non sono un problema. Questo viene detto con contorno di teorie complottiste, che il debito è pubblico, è un'invenzione della finanza, i Rothschild, la UE, il Bilderberg, no, la Germania, una roba fatta per soggiogare i popoli. E i partiti politici, o alcuni partiti politici, sostengono invece che il debito pubblico è un problema, e lo fanno chissà perché, per perdere voti forse, per masochismo. Non si capisce per quale motivo qualcuno debba dire che il debito pubblico è un problema se in realtà non lo è. La verità è che il debito pubblico è un problema. E la negazione, il negazionismo direi proprio, del debito pubblico si manifesta in tanti modi. Tanto c'è l'imbroglio delle coperture. Tutti, forse anche comprensibile, ma diciamo tutti i politici ci presentano le cose belle che stanno facendo. Ma per ogni 80 euro che io do a Tizio, devo togliere 80 euro. Per ogni reddito di euro di reddito di cittadinanza che do a qualcuno, lo devo togliere a qualcun altro. E quello che do a qualcuno vale tanto quanto quello che tolgo a qualcun altro. Io sono stato parlamentare per un po' di anni, in commissione bilancio mi succedeva di sentire dei deputati che dicevano al governo: ma per fare delle cose bellissime, per fare la strada in Sicilia e quant'altro, il governo faccia uno sforzo ulteriore. Sì, no? Il deputato chiedeva al governo di metterci più soldi, faccia uno sforzo. Ma il governo non fa nessuno sforzo per metterci soldi, è il contribuente che fa uno sforzo per metterci soldi. Questo concetto è veramente lontano dal, sparisce, come dire, dal radar. L'altra risposta tipica è, ma si fa la spending review, si chiama, in fondo, diciamo, ci sono 800 miliardi di spesa pubblica, quante volte abbiamo sentito dire, si taglia il 10%, sono 80 miliardi e tutto diventa possibile. Piccolo problema è che questa cosa richiede delle scelte dolorose, ha vantaggi e svantaggi, perché ogni volta che tu tassi, che tu tagli qualche spesa, colpisci qualcuno, interessi più o meno legittimi, e richiede ownership. Cioè non possono, la politica continua a dire: io ti prometto questo, poi per le coperture vedremo. No, se tu pensi che le pensioni siano troppo alte e quindi bisogna fare, come è stato proposto da molti, il ricalcolo contributivo delle pensioni, quindi a tagliare le pensioni di milioni di persone, devi dirlo e devi ottenere un consenso su questa cosa qui, nel nome della riduzione delle tasse sul lavoro e nel nome della maggiore occupazione, possibilità di occupazione per i giovani, perché non è una roba che si può fare lasciandola fare ai tecnici. Poi, non so, a un certo punto mi fermi, c'è la grande bufala del finanziamento monetario. Basta che la BCE faccia il targeting dello spread. Ah, BCE che ci vuole? Compra titoli dello Stato italiano e azzera lo spread.
Qual è il problema? Ci sono due problemi. Uno è che se la Banca Centrale Europea compra titoli italiani, lo può fare in due modi. Lo può fare sterilizzando questi acquisti, il che significa che compra titoli italiani e vende titoli tedeschi, olandesi o finlandesi. In questo caso riduce lo spread dell'Italia e aumenta quello della Germania, ma questa è una scelta assolutamente politica, diciamo, di favorire un paese e di favorire i contribuenti di un paese rispetto ai contribuenti di un altro paese. Oppure, come è previsto per le outright monetary transactions della BCE, quelle famose del whatever it takes di Draghi, la BCE può intervenire anche illimitatamente a favore di un paese, che sia però soggetto ad un programma approvato dal Meccanismo Europeo di Stabilità, la Commissione Europea, eccetera, eccetera, ma lo fa sterilizzando le operazioni. Lo fa sterilizzando le operazioni, in questo caso, diciamo, favorisce un paese e sfavorisce un altro. Ma questa è una scelta quindi politica, e quindi richiede prima una scelta politica. L'altro modo è quello che invece non sterilizza, e quindi se non sterilizza crea più moneta di quella che si ritiene desiderabile per l'eurozona. Ora, questa maggiore moneta può creare inflazione, può creare inflazione degli asset, è comunque, diciamo, un costo che stiamo imponendo, che un paese con finanze pubbliche disastrate impone a tutti gli altri paesi, e questa roba non è concepibile. Si dice, ma dimmi quando devo smettere, allora il Giappone. La risposta a questo è che ci sono paesi che falliscono con il 50% del debito PIL, in particolare i paesi in via di sviluppo, o l'Argentina, o di questi, o l'Ucraina, poco tempo fa. Ci sono paesi che riescono a reggere con livelli di debito più alti. Però ci sono alcune cose da dire. Secondo me la prima cosa da dire è che il Giappone ha una pressione fiscale del 35%, circa 10 punti meno della nostra. Quindi, se hanno bisogno di sistemare il bilancio, di azzerare, di arrivare al pareggio di bilancio, aumentano le tasse. Negli ultimi anni hanno fatto vari aumenti di IVA, si possono giudicare in vario modo, qualcuno dice che non erano opportuni per la ripresa dell'economia, ma sono in grado di farlo. E quindi è credibile. Keynes ebbe un... ogni tanto aveva queste intuizioni formidabili. Sintetizzò il problema del fallimento, del default degli stati sovrani in una frase. Diceva: quando il default avviene, quando il taxpayer, il contribuente, non sopporta più di pagare il conto per il rentier. Il rentier è il possessore dei titoli del debito pubblico, cioè quando non vuole più pagare le tasse per far fronte all'onere per interessi. In Giappone questa cosa è possibile. In Italia forse lo è un pochettino meno, perché vorrei vedere se qualcuno propone in Italia di aumentare le tasse per pagare, o anche tagliare le spese nella misura in cui sarebbe necessaria per far fronte a un debito che è crescente e che oggi, notizia di oggi, la Commissione Europea ci dice essere in ulteriore forte crescita, fino al 137% nel 2021. La Commissione prevede fino al 2031. Ci sono altri motivi. In Giappone hanno aumentato l'età pensionabile a 71 anni e non è successa la rivoluzione, come invece è successo da noi. Il debito netto del Giappone è molto più basso del debito lordo, perché la loro IMPS, diciamo,
accumulare, serve avere denaro, asset, mentre da noi non c'è niente a fronte delle promesse pensionistiche. E infine, fra le cose importanti da citare, direi che c'è quella che nessuno crede, che la Bank of Japan crei moneta per facilitare il finanziamento del debito del Giappone. La finalità per cui il Giappone ha creato debito in questi anni e la banca centrale ha monetizzato gran parte del debito non è la sostenibilità del debito, ma è il fatto che l'economia giapponese non si è più ripresa dopo il crollo avvenuto dei valori immobiliari e soprattutto immobiliari all'inizio degli anni 90. La cosa interessante è che molto interessante che in questo caso, diciamo, arriviamo vicino a una cosa che assomiglia al free lunch, però c'è stato il free ma non c'è stato il lunch, perché hanno fatto un sacco di debito, un sacco di monetizzazione. Il Giappone è uno dei tre paesi al mondo, fra i paesi avanzati, fra i paesi OCSE, che è cresciuto di meno negli ultimi 20-30 anni. Sapete quali sono gli altri due? Quello che è cresciuto meno di tutti negli ultimi 20-25 anni è l'Italia, crescita praticamente zero, poi la crescita, poi la Grecia, perché ha avuto il dramma del 2010-2012, eccetera, e poi c'è subito dopo il Giappone, che è cresciuto poco più di noi, malgrado l'enorme emissione di spesa pubblica, di debito pubblico, di moneta. E quindi anche questi che dicono che si può fare, eccetera, però poi non è la soluzione, a parte il fatto che in Italia, ripeto, non siamo in Giappone, quelle robe lì non le possiamo fare. Dopodiché c'è... Basta, ti fermo io. Basta, mi fermo. Sì, perché prendiamo io. Volevo solo dire questa cosa del moto perpetuo. L'idea che tu aumenti il deficit, cioè riduci le tasse e metti più soldi nelle tasche degli italiani e degli americani, questo fa ripartire l'economia. Quindi per ridurre il debito devi aumentare il debito. Questa è un'idea fantastica, si è rivelata una bufala in tutte le analisi fatte dagli economisti, eppure la politica continua a ripetere questa cosa. Termino qui, grazie. E grazie a te. Tanto nuova, non è tra l'altro della MMT, la Modern Monetary Theory, ideata da Mosler 20 anni fa in Italia. Che cosa dice innanzitutto? Che un governo che abbia il controllo sull'offerta della propria moneta, quindi un governo con sovranità monetaria, sarà sempre in grado di ripagare qualunque quantità di debito. E quello è normale, è facile così. Basta che stampo moneta, faccio default interno, però il debito lo ripagate. E secondo, che le imposte non servono a finanziare la spesa pubblica, ma ecco, hanno come principale funzione quella di creare un debito in capo ai cittadini, dando loro motivo di cedere i propri beni allo Stato per ottenere la moneta necessaria a pagare le imposte future. La prima parte sul fatto che uno Stato con moneta sovrana non fallisce è già smentito qui. Questa è tutta la lista dei default dall'89, se non sbaglio, sì. Ne abbiamo quanti sono? 30 circa. Il che è già, sì, vabbè, c'è la Grecia, c'è chi aveva la valuta ancora dal dollaro, ma questo poco c'entra in realtà. E secondo, il punto del moto perpetuo, che la spesa pubblica non si finanzia tramite le tasse, ma tramite stampa di moneta, effettiva stampa di moneta, deficit, che poi viene rimonetizzato e così via. Ecco, quali sono le implicazioni ovviamente? Innanzitutto bisogna uscire dall'euro e tornare alla lira, al borghino, al tallo, quello, qualsiasi tipo di moneta che ci piace. Poi ovviamente la Banca Centrale Italiana torna, come prima dell'81, dipendente dal tesoro, cioè che riacquista tutti i titoli invenduti, in modo da tenere i tassi
nominali bassi, cosa ovviamente che si poteva fare in quel momento. Poi dopo il 81 abbiamo un'aggregazione di tutti i tassi reali che tornano sopra lo zero, quindi già per questo non si può fare. Come ho già detto, il terzo punto, spesa pubblica finanziata tramite emissioni di moneta, poi deficit per creare lavoro ed eliminare la disoccupazione. Cioè, secondo questa logica non c'è domanda e offerta tra del mercato del lavoro. Basta che fai scavare buche e le fai poi riempire. Sì, ovviamente sento contestazioni che no, fai fare lavori utili, fai investimenti, ma chi è che decide quali sono i lavori utili e chi è che decide quali sono gli investimenti? Immaginate un Salvini con spesa illimitata. Cosa farebbe? Quota 100 diventerebbe quota 40, con 40, a 40 anni tutti in pensione. Farebbe un muro d'oro sul Mediterraneo, che comunque implica anche tassi decisi dalla Banca d'Italia e non dal cattivo mercato, perché dopo l'81 ci siamo aperti al mercato e ci siamo aperti alla finanza internazionale che controlla i governi e altre simili. Quindi, secondo questa logica, tu non dovrai mai andare incontro a... Non ti dovrai mai prendere le tue responsabilità, perché ci sarà sempre la banca centrale che ti para il fondo schiena, diciamo, tiene sempre i tassi bassi, finanzia tutto quello che vuoi e così via, in perpetuo. E ovviamente non esistono in questo caso neanche vincoli di bilancio, perché secondo questa logica della MMT i vincoli di bilancio sono autoimposti, il che la reputo totale follia, perché prima o poi arriva per tutti il momento di fare conti sia con se stessi che con quello che fai. Ovviamente lo short-termismo italiano porta a questo. Scopus, la maggior parte di noi lo conosce, è un database che contiene abstract di tantissimi articoli di riviste scientifiche, e riguardo la MMT il paper che ha più citazioni ne ha 15 e stronca in pieno la MMT. Questo la dice lunga, questi 20 anni, questa nuova teoria che dovrebbe riformare l'economia da zero, questo nuovo modo di rivedere l'economia, non ha praticamente paper. Ancora, le banche centrali stampano moneta dal nulla? No, perché per chi ha passato l'economia monetaria o per chi ha un minimo di cultura in economia, sa che le banche, come qualsiasi altro istituto, hanno un bilancio. Nel passivo c'è la moneta stampata, nell'attivo ci sono i titoli acquistati per poi da emettere effettivamente moneta. Ecco, qui tenevo a far vedere il nostro Carlo Sibilia, vice ministro degli interni, possibile? Comunque, dove non dovrebbe stare. Esiste una crisi idrica quando c'è scarsità d'acqua, esiste una crisi geologica quando c'è scarsità di suolo e così via. Non può esistere una crisi monetaria perché manca la moneta. Vedete? Dire che esiste una crisi monetaria è come dire che non c'è lunghezza perché mancano i metri. Non facciamoci fregare, non fatevi fregare, vedete? L'ha scoperto lui. Ha scoperto il grande complotto internazionale, il nostro Carlo Sibilia, quello che non crede all'allunaggio. Poi, mi riaggancio sempre a ciò che ha detto poco fa Giampaolo Galli. Il Giappone. Il Giappone innanzitutto non finanzia la spesa pubblica con deficit, con stampando moneta. Non è vero. Perché ha fatto esattamente ciò che è accaduto in Europa, con la BCE, negli Stati Uniti con la Fed. Sempre da economia monetaria, conosciamo la differenza degli aggregati monetari M0, M1, M2. Bene, da questo grafico che possiamo vedere, la M2 che è la linea verde, questa qui, è esattamente correlata alla linea rossa che è l'inflazione. Mentre quella che effettivamente negli ultimi anni scoppiata proprio è la M0, la base monetaria, cioè le riserve delle banche presso la stessa banca centrale. Quindi ecco dove sono finiti tutti i soldi stampati ed ecco perché l'inflazione non parte. Se lo facessimo noi per finanziare la spesa pubblica, l'inflazione schizzerebbe, e in un paese come l'Italia, sulla più o meno stessa frontiera tecnologica degli altri partner europei, sarebbe un disastro totale. Compresa, non vuoi far vedere i grafici? No, perché mi dicevano che su YouTube no, ma lì è comunque impossibile. Bisognerebbe, in ogni caso, dovresti mettere a buio la sala. Quindi, finché in sala si vedono, gli altri si accontenteranno. I 250 che ci seguono, scusami, approfitto per fare un annuncio pubblicitario.
su YouTube, annuncio, e non indico dov'è, che in sala c'è il signor Ernesto e non ha la maschera. Andiamo avanti. Io mi sa che ho capito comunque, vabbè. Non ci guardiamo intorno. Andiamo avanti. Se vuole uscire, uscirà. Ecco, se noi cominciassimo a stampare moneta per finanziare la spesa pubblica, innanzitutto c'è sempre il problema, come ho detto, di chi decide cosa è investimento produttivo, chi no. Di Maio diceva moltiplicatori maggiori di 10, ma lasciamo stare. Ci sarebbe anche una svalutazione del tasso di cambio, quindi abbiamo studiato tutti quel trio inconciliabile. Ecco, abbiamo sì la dipendenza della banca centrale, ma non abbiamo poi. Abbiamo il tasso di cambio svalutato in continuazione e abbiamo anche i capitali che scappano, perché ovviamente, come dicevo, stando sulla stessa frontiera tecnologica dei nostri partner europei, più o meno, i capitali andranno necessariamente lì, perché ovviamente i tassi bassi, inflazione alta, e ci aspettiamo. E ultima cosa che sto portando via tanto tempo. Domenica scorsa sono stato a Ostia, un incontro sulla MMT con Davide Lisetti e Francesco Ruggero, che sono quei due ragazzi che hanno introdotto il dibattito con Mosler, perché non so perché se lo fosse perso, è divertentissimo per un quarto d'ora. Oltre a introdurre questa MMT che si può finanziare sì la spesa pubblica, disoccupazione zero, hanno tirato fuori un po' di dati campadinaria dicendo che uno, non sono le riforme strutturali che nel lungo periodo portano avanti un paese, dico non è vero. È la domanda aggregata, secondo cui tu dando lavoro a tutti quanti, questi tutti quanti consumano e aumentano la domanda aggregata. Concetto non sanno neanche cosa è un moltiplicatore a quanto pare. Infatti, per allinearci ai nostri partner europei, bisognerebbe aumentare di 2,5 milioni i dipendenti pubblici. Questa cosa è bellissima, ragazzi, perché dicevano non è che l'inefficienza della spesa pubblica non è a causa nostra, delle riforme strutturali che non esistono, della burocrazia. No, è perché la maggior parte dei dipendenti pubblici è over 50, il che è vero, è over 50. Quindi, mettendo tanti giovani a fianco, allora la pubblica amministrazione diventa al top. Poi pensa quanti edifici dovremmo costruire. Quello è il meno, guarda. Ma poi, vabbè, lui è l'Unione Europea che non ci lascia far spesa, perché dicevano, se noi volessimo fare un Green New Deal da 100 miliardi in 10 anni, l'Unione Europea non ce lo lascerebbe fare. Volevo dire, scusa, ci hanno fatto fare reddito di cittadinanza e quota 100 che costano 18 miliardi, ti pare che non ci fanno fare roba simile. Poi vabbè, che non esiste scarsità di risorse, perché a quanto pare ci sono miliardi di fabbriche ferme che non aspettano altro che denaro per produrre acciaio, non lo so. Poi il fatto che non esistono vincoli di bilancio, non esisterà lo spread, perché ovviamente tu conti non li farai. Nulla, volevo lanciare queste provocazioni proprio per far capire che davvero non esistono pasti gratis, che le regole dell'economia vanno rispettate in ogni caso, anche in una dittatura, perché altrimenti i conti li fai con il mercato. Grazie. Grazie. Allora, grazie agli organizzatori, grazie all'Università per l'ospitalità e a Matteo e Giampaolo per essere qua. E io vorrei provare in 10 minuti ad affrontare, visto il tema, quello che è l'argomento, a mio avviso, chiave su cui i teorizzatori dell'assenza di costi, quindi della presenza di pasti gratis, sbattono regolarmente il naso ignorandolo, cioè facendo finta di non vederlo o forse non comprendendolo, cioè non riuscendo ad avere gli strumenti intellettuali per capirlo. Da un certo punto di vista, se uno pensa non a come funziona un sistema economico capitalista, non capitalista, medievale, di mia nonna, quello che volete voi, proprio come funziona il meccanismo fisico attraverso cui gli umani producono ciò che a loro piace. Dove piace può andare da letteralmente le proteine e le calorie basiche per riuscire a sopravvivere, no? A la fantasia del lusso più sfrenato. Beh, usano le leggi della fisica e usano fondamentalmente, trasformano da una maniera, da una forma all'altra, energia. Ora, basterebbe questa riflessione, che è banalissima, che nulla ha a che fare con l'economia,
nulla a che fare con i diritti di proprietà, nulla a che fare con il sistema monetario, la banca centrale o non la banca centrale, che era vera 20.000 anni fa, come è vera oggi in qualsiasi angolo del mondo, per capire che il pasto, nella misura in cui per pasto intendiamo qualcosa che abbia valore per almeno un umano, non è mai gratis, perché ci sarà sempre bisogno di prendere una risorsa e fare uno sforzo per trasformarlo in un'altra risorsa. Punto, fine. E che il costo del pasto dipenderà ovviamente dalla tecnologia che usi, dal tipo di pasto che vuoi avere e dall'organizzazione sociale che c'è attorno, ma mai è gratis. Grande contributo alla qualità di vita degli umani, quella cosa che chiamiamo progresso tecnologico, e che di nuovo molti con grandissima ignoranza, e devo dire un'ignoranza grave, continuano a chiamare capitalismo, sistema di mercato, che non c'entra nulla. Il progresso tecnologico è stata quella cosa che nel bene o nel male, specialmente nel lungo periodo, ci ha permesso di avere dei pasti più abbondanti con un consumo di risorse e soprattutto di fatica umana molto minore di quella che era il caso nel passato. Non mi dilungo su questo. Quindi il puntino da capire è quello lì. Allora, qual è l'obiezione? Una volta che uno parte da lì si rende conto che tutte le volte in cui ti chiedi ma io vorrei che si realizzasse la tal e tal cosa che è socialmente desiderabile o anche solo individualmente desiderabile, okay? Devi chiederti come farla e ti rendi conto che per ottenerla devi andare attraverso un utilizzo di qualche risorsa o uno spostamento di qualche risorsa. Prendiamo allora il problema più frequente, cioè quello della disoccupazione. Qual è l'argomento che dice che la disoccupazione, per esempio, voi avete menzionato entrambi in forme diverse, più specificamente Matteo, ma di fatto anche Paolo, ha questa variante di questa cosa chiamata MMT, no? Che francamente nemmeno è quella, ma non importa, è una strana volgarizzazione giornalistica di vecchie teorie monetarie, parzialmente giuste ma irrilevanti per l'argomento di oggi, che dice basta stampare denaro che costa, ok, dico sì d'accordo, costa un po', ma costa pochissimo, no? Perché alla fine se io stampo bigliettoni da 1000 euro, non esistono, da 500, ne posso stampare a centinaia, migliaia, milioni, per carità, stamparli, la carta, la stampa, il camion, l'elicottero per distribuirli, costa un po', però rispetto alla quantità di potere d'acquisto che metto in moto, no, e che distribuisco, costa. Se io faccio questo e lo distribuisco, si creerà domanda addizionale per beni e questo porterà lavoro alle persone disoccupate. Questo è, nel dibattito giornalistico popolare, specialmente in Italia, ma non solo in Italia, l'esempio più tipico che ti viene portato, no? Secondo cui c'è un pasto gratis, le risorse ci sono, basterebbe volere, invece c'è un complotto degli amici Giampaolo, anche miei alcuni, ma che niente, che non stampa, che non muove sta rotativa, che non manda sull'elicottero, una banda di criminali nascosti da qualche parte che continuano da decenni, da secoli, in tutti i paesi del mondo, tutti tra l'altro, a far sta roba, un gigantesco complotto internazionale, un po' simile a quello che avvenne attorno al 99, 2000, 2001 di tutti gli istituti di statistica di tutto il mondo, incluso l'italiano, che si coalizzarono per ingannare il popolo italiano e solo il popolo italiano. Perché come ben sapete in Italia in seguito all'introduzione dell'euro i prezzi raddoppiarono, fatto noto e popolare, diffuso, una verità accertata, però nessun istituto di statistica lo rilevò e non solo, e raddoppiarono solo in Italia, è una cosa fantastica, non raddoppiarono in Spagna o in Austria, no, solo in Italia, ma anche lì un grandissimo complotto mondiale, decine di migliaia di statistici realizzò questo miracolo, lo stesso sta avvenendo. Allora perché questa è una cretinata ed è una cretinata pericolosa? Perché le persone non sono disoccupate per una cattiveria di qualcuno o per la pura assenza di una generica domanda aggregata. Provate a chiedervi ogni volta che trovate una persona che dice io sono disoccupato o ho un lavoro che non è quello che gradirei fare, vorrei fare un altro lavoro. Okay? E chiedetevi cosa significa. Significa che quella persona nel posto lì dov'è, con le capacità di fare le cose che ha,
non ha accanto o di fronte a una distanza che è disposto o disposta a superare, quindi uno sforzo, degli altri strumenti, quelli che noi chiamiamo fattori di produzione, che non sono solo l'astratta fabbrica, capite? Anche perché il 94% delle persone che oggi ti dicono in Italia in vari posti sono disoccupato, non è che hanno in mente di entrare nella vecchia Mirafiori del 74 e mettersi alla catena di montaggio a fare delle auto, hanno in mente delle altre cose, ok? Invece chi ti dice, io sono filosofo, laureato, in quanto laureato in filosofia, me la ricordo questo sempre perché fu la mia prima apparizione televisiva in Italia. E, come dico da qualche parte, andai fuori di matto. Perché c'è questo ragazzo, anche simpatico, che diceva, io sono filosofo disoccupato perché sono costretto a fare il cameriere. Allora, cosa vuol dire che un filosofo è disoccupato? Vuol dire che non ha scritto un libro. E che nessuno, o se l'ha scritto, nessuno gliel'ha comprato. Quindi cos'è che manca lì? Quale fattore di produzione manca? Guardate che lo potete generalizzare. Io sono un postino potenziale, però sono disoccupato. Sono un tecnico delle luci, ma sono disoccupato. Sono un'ostetrica, ma sono disoccupata. Sono una addetta al marketing del settore tessile o dell'abbigliamento, ma sono disoccupato. Vuol dire che non ci sono degli altri che trovano conveniente assumerti. O che per le capacità che hai di fare rispettivamente l'ostetrico, l'addetta al marketing, la cameriera, i soldi che tu chiedi per essere occupata sono superiori a quelli che ti vogliono dare. Ora, io qui non voglio fare una questione se sia giusto o ingiusto, cioè se quello che ti offre X sia un maledetto sfruttatore che dovrebbe offrirti di più, capite? Perché questo apre una discussione che non ha soluzione. Non ha soluzione. Rifletto soprattutto sul fatto che ogni volta che uno dice di essere disoccupato, non è disoccupato in astratto, è disoccupato rispetto a una combinazione di posto, proprio locazione fisica, tipologia di lavoro, sforzo, capacità di cose prodotte e reddito ottenuto che lui o lei vorrebbe avere e che invece non c'è. Allora, se voglio risolvere quella cosa, devo risolvere tutti questi elementi qua. E cioè devo, per il filosofo in questione, per farlo uscire dalla sua condizione di sottoccupazione di cameriere che serve, che ne so, i caffè ai tavoli in un bar di Roma, e farlo diventare filosofo, devo trovare un meccanismo che permetta, uno, a lui di scrivere un libro di filosofia interessante. Due, un editore che sia disposto a pubblicarlo, delle catene di distribuzione che lo distribuiscono e dei lettori di libri di filosofia interessati a comprarlo. Perché se invece io faccio spesa pubblica con l'elicottero e lo mando a persone che hanno voglia di comprarsi due vacanze al mare, due giorni al mare a Rimini in più, un paio di scarpe da tennis, come si chiamava una volta, sneakers, probabilmente le chiamate anche voi, eccetera, l'acquisto del libro del filosofo non avverrà e lui rimarrà un filosofo disoccupato. Tutto questo è la chiave dell'affermazione secondo cui non ci sono i pasti gratis. I pasti gratis vorrebbe dire che automaticamente, magicamente, solo perché io distribuisco questi soldi, questo potere d'acquisto stampato semi-gratuitamente o quasi gratuitamente, così, in una maniera uniforme sul territorio italiano, spunterà da qualche parte la domanda per il libro di filosofia che costui non ha ancora scritto. E non è così. Volete, Boldrini, ti sei inventato un esempio ad hoc estremo? No. Provate a pensare a tutti, provate a pensare alla regione, siamo franchi, all'area del paese dove questo fenomeno della disoccupazione è più diffuso. Il centro-sud Italia. Cominciare probabilmente dalla città dove siamo a scendere, i tassi di non partecipazione, disoccupazione, di insoddisfazione aumentano. Ci sono anche nella città o vicino alla città dove ho preso il treno stamattina, no? A Venezia, ma sono molto più bassi. Tant'è che lì trovi continuamente aziende grandi, piccole, che ti dicono, santi Dio, non riesco a trovare la gente. Un amico l'altro giorno, un piccolo imprenditore, dice, c'è proprio un problema, non riesco a trovare la gente. Queste persone nelle varie paesi, città del sud Italia, non hanno un'offerta di lavoro generica, buona per loro. Hanno delle offerte di lavoro specifiche. Sanno fare delle cose e non delle altre.
Ora, se le cose che sanno fare fossero cose che si possono economicamente, nel senso di con ricavi uguali almeno ai costi, non lasciamo stare il profitto, uguali ai costi, occupare, l'operazione da fare non sarebbe quella di creare domanda, ma di trovare una maniera di fare arrivare lì i fattori mancanti, in modo che costui che vuole fare, o costei che vuole fare il lavoro X nella zona Y, trovi qualcuno che glielo fa fare e poi lo vende. Ecco, queste cose noi le chiamiamo riforme strutturali, non hanno nulla a che fare con distribuire soldi a caso. Hanno a che fare con creare incentivi per gli altri fattori di produzione di andare là dove c'è il, che ne so, la specialista di marketing o la responsabile di marketing disoccupata. Oppure rendere vantaggioso per la responsabile di marketing disoccupata di andare laddove hanno bisogno di un responsabile di marketing con le caratteristiche sue. Se vi mettete a guardarlo attentamente, nei dati micro ci sono, li potete trovare, ci sono svariate inchieste su questo, vi rendete conto che questo è il problema della disoccupazione. Non è un banalissimo problema che manca la domanda aggregata in generale, di cose generali già prodotte, ma manca l'incentivo perché in un luogo o nell'altro si combinino le conoscenze, il capitale umano, come lo chiamiamo nei dipartimenti di economia, di queste persone che in questo momento non sono soddisfatte di quello che fanno o che non fanno, con chi quel capitale umano lo potrebbe combinare con altri fattori e produrre qualcosa di più. L'assenza di pasti gratis è questa cosa qua. E quando rifletti su questa cosa qua, capisci, e proprio devi riflettere sui concreti, devi andare a guardarti le interviste della gente che ti descrive di essere disoccupato, andarti a guardare i dati micro in Banca d'Italia, eccetera, sulle conoscenze, l'età, le esperienze professionali, le capacità professionali delle persone che dichiarano che vorrebbero un lavoro o ben diverso da quello che hanno, o un lavoro tout court. Capite? Nella stragrande maggioranza dei casi, e non a caso i paesi che sono riusciti a ridurre sostanzialmente i tassi di disoccupazione, se lo guardate con attenzione vi rendete conto di che cosa? Che il mio esempio del filosofo non è paradossale studiato ad hoc, perché al di là del fatto che era filosofo c'è il cameriere, qual era il problema? Il problema era che questa persona aveva delle conoscenze, delle capacità produttive, degli skills, non mi viene la parola in italiano, che non erano domandate da nessuno. Quello è il punto. Non erano socialmente utili, perché lui voleva scrivere libri di filosofia, ma scriveva libri di filosofia di... ok? Non li aveva neanche scritti, e quindi non gliene fregava una beata minchia a nessuno di trattarlo come se fosse, che ne so, Wittgenstein redivivo. Avesse scritto il Trattatus lui, forse qualcuno gliel'avrebbe pubblicato e letto e gli avrebbe dato una cattedra. Ma siccome non l'aveva scritto, il suo essere filosofo era una fantasia sua. Perché l'essere o non essere filosofo lo decide il signore che compra il libro di filosofia o la signora. Non lo decidi tu. Io, infatti, notoriamente, voi non lo sapete, sono Michael Jordan. Da sempre. Non mi chiamo Michele per caso. Peccato che nessuna maledetta squadra di pallacanestro del mondo mi abbia preso seriamente. Io sono un stupendo forward disoccupato. E non ho mai fatto i 50 milioni all'anno che facevo Mike. Beato. Capite? Quindi non decido io quello che sono, lo decide l'interazione con gli esseri umani, che alcuni chiamano mercato, ma il mercato non è nient'altro che la maniera attraverso cui io e gli altri interagiamo. E gli altri mi segnalano, guarda Michele, sta roba sai fare, scrivere orrendi paperini di economia e matematica, quello boh, per qualche ragione ho avuto culo, me l'ha comprato. Ok? Mentre il mio disperato tentativo di schiacciare con due mani, nessuno me l'ha comprato, anche perché tutte le volte che ho provato a farlo mi sono fatto un male della Madonna ai ginocchi cadendo per terra. È così, e questa ha a che fare con l'assenza di pasti gratis, capite? Nel senso che forse mettendo tante risorse nel mio latte da bambino, nella carne, nella ginnastica, forse sarei riuscito a diventare 2 metri, forse sarei riuscito a schiacciare magari con una mano. Però quelle risorse non sono state messe, io non sono diventato quella. Questa è la morale dello pasti gratis. E questa cosa va spiegata, va raccontata, va proprio sviscerata continuamente. Ogni volta che qualcuno alza la manina e dice
ma l'Italia è piena di disoccupati, sono delle risorse non utilizzate, basterebbe un po' di spesa pubblica e questi diventerebbero occupati. E no, perfino la Svimez si è accorta, buon ultima, la cosa mi rallegra, faccio dell'ironia, ma mi rallegra che almeno in Svimez abbiano capito quest'anno un po' di mercato di teoria dell'offerta di lavoro e abbiano scritto nero su bianco sul loro rapporto: fare la spesa pubblica nella forma reddito di cittadinanza non ha creato maggiore occupazione, non ha nemmeno creato maggiore offerta di lavoro, anzi l'ha distrutta. Che è esattamente il ragionamento che si faceva, noi terribili neoliberisti, turboliberisti, superjet, space liberisti, maledetti, cosa che mi fastidisce, perché se c'è una cosa che non ho mai pensato di essere è di essere liberista o liberale. C'ho degli amici liberali che si incazzano ogni volta che lo dico, ma io proprio, è una cosa vera che credo che sia così. Ah, però gli eravamo spiegato con la logica, non col liberismo, con la logica così, questa qua concreta, la stessa del filosofo, 2 anni fa. E io sarei tanto contento se quella stessa logica corretta, che infatti è arrivata alla previsione corretta, che ha detto guardate che è un fallimento, stiamo buttando via spesa pubblica, ma non sta occupando nessuno, i ragazzi filosofi in Basilicata piuttosto che in Puglia, in Abruzzo, ma anche in Toscana, disoccupati rimangono filosofi disoccupati. Perché? Perché non c'è il pasto gratis. Perché per trovare un'occupazione, l'occupazione deve essere produttiva, e produttiva vuol dire che ci sono degli altri fattori di produzione che si mettono assieme a te, quindi c'è un costo, capite? E c'è uno sforzo tuo di adattare le tue capacità produttive a ciò che la gente vuole comprare da te, così che una volta che li mettete insieme in una cosa che chiamate impresa, producete un oggetto, un servizio, che c'è qualcuno lì che dice ok, ho lavorato per guadagnare questi 120 euro, sono disposto a spendermeli sul vestito, non lo so, bicicletta, quello che vuoi tu, che tu mi hai fatto, perché mi va bene. Non ci sono i pasti gratis, proprio non ci sono. Grazie degli interventi. Vorrei avere adesso un'area di dibattito, di discussione tra le domande che sono già giunte a chi ci segue su YouTube e ovviamente i ragazzi le nostre domande. Comincerei io con una domanda però a voi, al pubblico. Chi conosce Ciccio Lena? È diventata una costante. No, alzate, è sempre. E adesso tutti conoscono Ciccio Gamer, anch'io. Cioè l'effetto di quel poveretto è stato rendere costui il youtuber più famoso d'Italia. Ma chi ha mai visto un video? Cioè, chi conosceva Ciccio Gamer prima che lo chiedessero? Un video, ma non quello dell'Aeronics, quello della festa di Nutella. Video suo, del suo canale, pochini. Chi invece ha mai visto la professoressa Fornero in TV da qualche parte? Quindi forse da Roma 3 c'è una salvezza per il rapporto giovani Fornero e Ciccio Gamer, questo triangolo particolare che sono venuto a creare. Comunque, a parte questo, comincerei con una domanda arrivata su YouTube per il professor Galli da Ugo Piazzafan, e riporta che lei ha espresso preoccupazione in seguito alla menzione della Camera dell'altro giorno sulla riforma dell'ESM. Perché ha espresso preoccupazione, ci chiede? Oddio, questa è una cosa davvero complicata. La riforma, dunque, primo, io ho detto 2 cose ieri alla Camera, una cosa che ha trovato pochissimi d'accordo, l'altra ha trovato tutti d'accordo. La cosa che ha trovato pochissimi d'accordo è che l'ESM, che in italiano è MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che è quella roba che fu fatta assieme al Fiscal Compact, per cui noi paghiamo 14 miliardi a questo organismo che ha circa 160 persone ed è un trattato intergovernativo che lo governa,
e ha una potenza di fuoco, cioè una capacità di fare lending, prestiti fino a 700 miliardi con condizionalità per salvare i paesi, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, ed è la porta d'accesso alle OMT della Banca Centrale Europea. Bon. Ho detto, questa roba qui è preziosissima perché è il lending of last resort dell'Unione, dell'Eurozona, cioè il prestatore di ultima istanza. In più ho detto anche che è una manifestazione di solidarietà da parte dei paesi forti come la Germania nei confronti dei paesi fragili con alto debito pubblico e a rischio crisi come l'Italia, perché la Germania non avrebbe bisogno di questa roba qui, ma la Germania è il primo contribuente perché paga, si paga in base al PIL della popolazione, e a differenza di una normale assicurazione, questo è un meccanismo assicurativo, il premio non è commisurato al rischio ma è commisurato alla popolazione, per cui se io fossi un elettore della Baviera in una birreria di Monaco forse mi arrabbierei anche un pochettino, per questa roba, non gli italiani ma i tedeschi hanno qualche motivo per avere dei dubbi. Dopodiché però ho detto, dato che l'Italia si trova in una situazione molto preoccupante dal punto di vista del debito, ha avuto una crisi nel 2011, rischia se i tassi risalgono, se i tassi di interesse internazionale, se la recessione internazionale, eccetera. Abbiamo una situazione a rischio, appunto la Commissione europea nelle previsioni che sono uscite stamattina ci dà il debito pubblico nel 2021 al 137, qualcosa per cento, quindi siamo avviati, filati verso il 140%. Dato che c'è questa situazione, io sono molto preoccupato che escano una riforma che già è stata approvata in linea di massima dall'Eurogruppo del giugno scorso, che dice che un paese per avere accesso, che perde l'accesso al mercato, come è successo alla Grecia o al Portogallo, e si rivolge al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità, per avere aiuto, deve sostenere una, facciamola breve, con molta probabilità, con elevata probabilità, è costretto prima a ristrutturare il proprio debito. Ristrutturare il debito pubblico è una cosa che piace non solo agli ordoliberisti del nord Europa, ma che piace molto per esempio a uno come Joe Stiglitz, il quale è assolutamente uno che non crede alle virtù del mercato, perché dice se tu non ristrutturi il debito pubblico prima di dare l'aiuto finisce come è successo in Grecia, che tu dai soldi alla Grecia ma dato che tu non hai ristrutturato il debito, quando arriva la banca francese o tedesca perché gli scade il titolo, tu glielo devi pagare a 100, non è che glielo puoi pagare a 50. Se glielo paghi a 50 vuol dire che hai ristrutturato prima il debito. Allora, se esce una riforma del genere, poi vi potrei raccontare tanti dettagli che sono problematici di questa cosa, rischia che si destabilizza il mercato dei titoli del debito italiano. In particolare mi preoccupa la combinazione di quest'idea che si debba preventivamente ristrutturare il debito e il fatto che viene ribadito il concetto di Deauville, della famosa passeggiata di Deauville nell'ottobre del 2010, Sarkozy-Merkel, in cui si parlò di private sector involvement, coinvolgimento del settore privato, che è una perifrasi per ristrutturazione del debito pubblico. Fu quella la cosa che mise in subbuglio, comunque fece da moltiplicatore, della crisi dei debiti sovrani in Europa.
questa versione del trattato, che è stata appunto approvata in linea di massima a giugno e dovrà essere approvata, dovrebbe essere approvata in via definitiva a dicembre, quindi fra poco, ribadisce questo concetto nell'ambito di questa nozione che se tu non passi l'analisi di sostenibilità del debito, devi ristrutturare. Questa è la risposta puntuale. Posso aggiungere una cosa alle cose che ha detto Michele, o vuoi passare certo, le domande? Certo, no. Che io qualche tempo fa, molto tempo fa, feci un'analisi, come dice Michele, dei dati micro che sono messi a disposizione dall'Istat sui disoccupati. Allora, sto parlando del 1997, i dati si riferiscono al 95, questo paper fece molto scalpore fra i ben pensanti, forse adesso lo dovrei riprendere e rifare i conti. Allora il tasso di disoccupazione ufficiale dell'Italia era l'11,6%, 7,3% al centro nord, 20,9% al sud. Posso modificare facilmente questa misura se io includo anche chi non cerca lavoro ma dice che sarebbe disposto a lavorare, cioè non ha fatto nessuna azione di ricerca di lavoro negli ultimi 30 giorni, ma dice sì, se mi offrono un lavoro io lavorerei, dico il tasso di disoccupazione diventa del 22%. Se però io faccio un'altra operazione, cioè escludo chi non è disposto a lavorare ovunque in Italia, non ovunque in Cina, ovunque in Italia, il tasso di disoccupazione scende al 2,8%. Cioè le persone che sono disposte a muoversi, per buoni o cattivi motivi, questo poi c'è il costo degli affitti, abbiamo un mercato degli affitti che è osceno, ma insomma il tasso di disoccupazione scende al 2,8%. Se poi io considero disoccupate solo le persone che dicono che va bene qualunque posto, anche qualunque orario e qualunque tipo di contratto, cioè part time o full time, il tasso di disoccupazione italiano dall'11,6 ufficiale scendeva allo 0,7. Nel mezzogiorno era un po' più alto che al nord, praticamente zero, nel mezzogiorno è 1,9%. Quindi la disoccupazione ha a che fare con le preferenze delle persone, che possono essere del tutto razionali. Quel filosofo lì può forse avere tutte le ragioni di dire: io piuttosto che andare a infatti, perché se tu vai a Verona, Vicenza, a Como, a Lecco, vedi le imprese che cercano lavoro, vedi i cartelli che si cercano persone per lavorare. Vado lì a lavorare, rinuncio a scrivere il mio libro di filosofia e quindi mi va male. Però diciamo, questa è una caratteristica effettivamente della disoccupazione. Bisogna stare attenti a che cosa fanno le persone, che cosa cercano in relazione a quel poco, qui però bisogna riconoscerlo Michele, che sa offrire il mercato del lavoro italiano, perché quella miriade di piccole imprese che noi teniamo in piedi, diciamo tollerando le sai evasioni, che io sono nemico pubblico numero uno delle microimprese, c'è un mandato di cattura sulla mia testa, che noi teniamo in piedi tollerando l'evasione, naturalmente non possono offrire dei posti di lavoro qualificati. Cioè, il bar sotto casa evidentemente non offre le stesse possibilità che offre Starbucks, che fa bar in tutto il mondo e quindi ha diciamo un'altra dimensione, fa persino ricerca e assume persone qualificate. Quindi questo è il tema. Mi fermo qua. Grazie, professore. Continuo con un'altra domanda per quanto riguarda il tema. Ah, ok. Vieni. Che
E così ti mandiamo anche in streaming e ti vedono. È più, rende la cosa meno nascosta. Prego. Allora, io sono Alex Latino, che qua all'università. Seguo assolutamente il professor Bombini da ormai solo tempo di fare il fermare del vino. E io penso che da tanto noi ci concentriamo molto sul debito, ma non sulla crisi di produttività dell'Italia. Siamo da 20 anni fermi, non cresciamo, e ho la colpa tendenzialmente anche al tessuto imprenditoriale italiano. Infatti, poc'anzi stavamo, cioè, ho colto l'occasione di alzare la mano perché parlavamo delle piccole, soprattutto delle microimprese, e di una classe imprenditoriale, soprattutto quella piccola. Quella che con bassa scolarizzazione e non tendenza a crescere, rimarremo sempre su questo basso livello di imprenditorialità e non cresceremo mai, anche se vado in Romania oggi, che ha una burocrazia molto più bassa, altri sistemi. In Romania ci sono imprese italiane che qui arrivano 20 persone, 20 dipendenti che oggi contano 600 e fanno commesse per 600 e passa milioni di euro. L'Italia non è una strutturale, l'Italia non aiuta l'impresa a crescere. È una domanda per me. Sì. Ce ne sono altre sulla questione che ha anche sollevato anche Giampaolo. Abbiamo, credo, visioni simili ma anche diverse. Quindi magari le simili le lasciamo stare, però andiamo sulle diverse, che se rende tutto più interessante. Certo. Prego. Questo è il grafico che dimostra la produttività del fattore italiano, ma anche quella italiana, per cui è un aumento da 85 anzi di crescita rispetto a Francia e Germania. E questo, cioè, a questo servono i fattori strutturali di cui parlavo prima. Invece da un punto di vista è fatto un aumento della produttività. Siamo via di capire e manca la produttività. Questo è anche la sì, quello grafico l'ho usato tante volte, però allora qui bisogna cercare di capirsi. Io devo dire che colpa è una parola che uso raramente, la uso solo a livello individuale, cioè della persona, la colpa è una questione, meglio chiamarla responsabilità anzitutto, ed è una questione individuale e la applichiamo quando una persona, un individuo, un soggetto coscientemente, per volontà propria, di fronte a due o più alternative possibili, sceglie una che, a avviso di chi gli imputa la colpa, danneggia perlomeno altri. Quindi, per quanto mi riguarda, ho sempre avuto la tendenza, da quando ho ricominciato a occuparmi di questioni italiane, di dare colpe a individui specifici e la storia ha voluto che fossero una gran parte leader politici. Quindi non ragionerei in termini di colpe sociali di le imprese, gli imprenditori, i lavoratori, eccetera. Perché? Perché ragionare sulla crisi italiana, che questa misura che aveva messo Matteo di TFP indica, questa è una delle misure che con altri colleghi, amici economisti, tanti, credo che Giampaolo su questo concordi, abbiamo cominciato 25 anni fa a dire guardate che il paese è in declino. Perché quella è una misura statistica che non è la causa, è un effetto. Misura quello che sta succedendo, aggrega a livello di tutte le imprese italiane, no? La maniera, chi di voi ha fatto economia saprà, o chi l'ha fatta decentemente, saprà come si calcola, no? Voi sapete che la cosiddetta TFP, la probabilità totale dei fattori, si può calcolare a livello di intero paese, usando i dati di contabilità nazionale, a livello di un'intera regione o settore, o industria, usando dati di contabilità nazionale e anche dati micro, si può calcolare letteralmente per il negozio della barbiere accanto. Okay? Si può fare anche lì, anzi, quando l'ho fatta la fai sui dati cosiddetti micro, cioè specifici di un'impresa, capisci meglio cos'è. Perché cos'è che è? Tu prendi, proprio, prendiamo il caso del barbiere, tu prendi letteralmente il numero di clienti serviti per giorno, mese, anno, unità di tempo che stai calcolando, studiando. Ok? E se vuoi proprio essere super figo, puoi addirittura distinguere, perché ovviamente c'è una differenza fra il taglio rapido a un ragazzo che lo vuole, alla super elaborata acconciatura per la signora che vuole sposarsi in gran pompa.
sono due oggetti, sono due prodotti diversi, hanno un prezzo di mercato. Comunque tu aggredi questa roba qua e questo ti dà un valore di mercato di ciò che il negozio, quell'impresa è riuscita a produrre. Dall'altro lato devi mettere dentro tutto ciò che è stato utilizzato. Le macchine, l'elettricità, gli sciampi, i liquidi, le forbici, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? E il tempo di lavoro, cioè il numero di ore spese dalle persone, facciamo finta che sia una persona sola, ok, spese in questo negozio. Prendi questi dati per due anni consecutivi o tre, fai le varie sottrazioni, cioè dall'anno prossimo togli il reddito, dalle vendite dell'anno prossimo togli le vendite di quest'anno, questo ti dà la variazione di vendita, è una misura della variazione dell'output, no? Di quanto sei riuscito a produrre, di quella famosa cosa buona, il pasto. E quanti pasti in più hai prodotto? Se lo vuoi fare in percentuale, dividi per il numero di pasti dell'anno di partenza, così è una percentuale, ma non serve. A destra fai la stessa cosa con il numero di pettini, di litri di shampoo, corrente elettrica, metri quadrati di negozio, sedie, quello che volete voi. E ovviamente le ore del signor parrucchiere. D'accordo? Allora, quando è che hai progresso e cambio tecnologico? Quando gli elementi di destra variano meno di quello di sinistra. È così che diventi più ricco. Non c'è nessun'altra maledetta maniera. Se io da un anno all'altro, aumento di 10.000 euro il valore di ciò che vendo, mantenendo costanti le mie ore di lavoro e costanti o addirittura riducendo l'elettricità che uso, eccetera, eccetera, spacco meno pettini, sono più efficiente a usare il phon, quel diavolo che volete voi, ok? Oppure faccio semplicemente, mi sono inventato un taglio più figo, che lo taglio in meno tempo, però ai miei clienti piace di più, mi danno 5 euro di più, io sono diventato più produttivo. La TFP misura questa cosa qua. Quando lo aggreghi per un intero paese, ti dà la misura di come in media il paese utilizza le risorse. Quando hai un grafico come quello, cosa dici? Dici, fin qua, vedete, ce l'hai fatta, vuol dire che in media le imprese, i negozi di barbiere, di quello che volete voi, insomma, vi faccio prendere troppo dagli esempi, miglioravano. Poi hanno smesso. Questo non vuol dire che avevano smesso tutti. Cioè, sono sicuro, la Brembo, per dire un'impresa che mi viene in mente, no? Che esisteva in tutti quegli anni lì, non ha smesso. La Brembo tirava, migliorava. E non solo la Brembo, ma anche la Ferrari, che diavolo ne so, Armani, GP Galli e io con una famosa ditta, i Galli Boldrini, facciamo dei galli superi. Altri evidentemente no, perché se in media rimaneva piatta, voi capite che qui vale davvero di stare attenti, qualcuno faceva un pollo migliore, ma qualcuno faceva un pollo maggiore. Ogni volta che vedi un numero così, è un po' presente il paese, vuol dire che sei in un paese dove non è che stanno tutti fermi, c'è qualcuno che fa peggio, che arretra. Quindi qui non è che puoi dare colpe, qui ti stai confrontando con un problema di una complessità tale che è inutile che tu ti metta a dare colpe, è colpe degli imprenditori che non hanno fatto gli investimenti tecnologici. Ma sai, gli imprenditori sono della gente con la bava alla bocca che vuole fare i soldi nella fantasia popolare, no? Sono tutte delle tremende coetelli così, no? Come gli arditi che vanno in giro a scannare galline per estrarre il sangue. Se facendo gli investimenti in ricerca avessero potuto fare più soldi, li avrebbero fatti. Quindi quando certe cose di questo tipo qua succedono, devi porti il problema di perché non c'è avuto, non c'è stato l'incentivo per farle quelle cose. E venendo alle piccole imprese, il problema non è di crucifiggere la microimpresa, il problema è di capire che la microimpresa è il prodotto di un sistema di incentivi, fra cui quelli fiscali, che menzionava Giampaolo. Io, al contrario di lui, e questo lo voglio sottolineare così facciamo un po' di dibattito, non credo che siano quelli principali, credo che ce ne siano degli altri, soprattutto il fatto che sono in grande parte protette da decenni, da regolamentazioni, orari, impedimenti all'entrata nel mercato di imprese più grosse ed efficienti, che le tengono in vita, oltre al fatto che sì, siccome è molto facile evadere quando si è in 5, è molto più difficile.
edifici elevati quando si è in 500, per specie ragione che in 5 ci mettiamo d'accordo in 5, i due proprietari e i tre dipendenti, d'accordo? E ci passiamo le mance sotto il tavolo, in 500 un casotto, e la probabilità che qualcuno dica no, non mi ha dato la prebenda sufficiente per mentire, è così, racconto alla Guardia di Finanza la storia, e alta. Ma non c'è solo quello. Quindi capite? Però è un sistema, allora dov'è che c'è una colpa lì? Certo, c'è, la colpa dove viene? La colpa allora c'è nelle organizzazioni imprenditoriali. Ecco, quando vedo la Conf qualcosa, evitiamo di menzionare una sola, perché sono tutte più o meno responsabili, o la Col qualcosa, che dice voglio più sussidi, voglio impedire l'entrata delle grandi superfici, Amazon è un criminale, eccetera, eccetera, allora lì sì c'è una colpa, perché c'è un'azione politica determinata che vuole impedire che certe azioni concorrenziali avvengano che potrebbero sforzare altri a migliorare la produttività. E quindi il problema è davvero diventato oramai sistemico, ma non c'è dubbio alcuno che siano le piccole e microimprese italiane quelle che oramai sono rimaste. È colpa dei piccoli? Individualmente no. Ognuno di loro fa quello che riesce a fare per sopravvivere e anzi per cercare di far due lire in più. Quindi inutile stare lì a prendersela individualmente. In queste analisi socio-economiche occorre avere una capacità razionale di andare al di là dell'aspetto soggettivo, o meno perché di fronte non hai uno che intenzionalmente sta cercando di far danno. Capite? Questa è la mia visione del problema. E dentro a questa ci metto di tutto. In un mondo come quello del meridione, dove l'abbandono scolastico è altissimo, dove comunque le scuole medie e medie superiori non formano professionalmente, ma ti raccontano al meglio un latinoro, un finto e inutile, che intanto comunque non impari comunque niente, e ti riempiono la testa di scemenze del tipo noi siamo gli eredi della grande cultura classica, sono tutti Seneca. A me è una roba che diverte, scusate, sono in Italia. Su Twitter, come sapete, io blasto gli anonimi. Ma la cosa che mi fa più scompisciare da ridere è la regolare apparizione di questi qua che non sono chiaramente in grado di leggere e scrivere e si autoproclamano filosofo errante, Diogene, Seneca, con la faccia di... cioè degli ego frustrati, allucinanti, è strapieno, centinaia di Eracliti, di Parmenidi, di Seneche, di Ciceroni, ma andate tutti a... è una cosa pazzesca, non ce n'è uno che dica... io sono Tesla, almeno Tesla, cazzo, che l'ha inventato qualcosa. No, sono tutti filosofi della Magna Grecia. Ecco, allora, è chiaro che in un mondo che ti dà quel tipo di educazione è piuttosto improbabile che poi quando arrivi a 24 anni o 27 e decidi di non emigrare per le ragioni che giustamente ha elencato Giampaolo, no? E dici devo arrabattarmi a fare qualcosa per sopravvivere, è molto probabile che metti su un negozietto, impari un attimo a fare l'idraulico, che diavolo ne so, cerchi di capire un attimo come funziona lo spinterogeno per quelle, là dove c'è ancora fai l'elettricista del paese o il meccanico del paese e ovviamente sei improduttivo, ovviamente la tua TFP fa schifo, non cresce mai, è colpa tua, cioè no, a quello stadio lì stai sopravvivendo, però complessivamente hai un sistema sociale che butta via risorse. Ce n'erano un po' da YouTube. Altrimenti. Qualcuno? Sì. E a proposito di questo, collego la risoluzione della domanda, collego una da Diego Vaccarini su YouTube che scrive del problema dello skill mismatching in
Italia, quindi l'incompatibilità tra ciò che si impara nel percorso scolastico accademico e ciò che è richiesto sul mercato del lavoro. Chi vuole rispondere prima? Qualche idea? Beh, l'ex direttore generale di Confindustria qualcosa ne sa, direi di sull'argomento. Capitale umano ed elite, secondo me, sono due cose abbastanza diverse. L'elite è bene che abbia capitale umano, il capitale umano è bene che sia molto più, come dire, diffuso che non quello dell'elite. Io francamente non vedo più l'elite in Italia. Il capitale umano si può discutere, ma qualche volta qualcuno evoca i poteri forti e ci fu quella famosa battuta che erano poteri smorti. Ma francamente una volta esistevano dei centri di aggregazione dell'elite, in gran parte intorno al mondo imprenditoriale, pensate alla Confindustria di Guido Carli o di Agnelli. Adesso riuscire a trovare delle elite imprenditoriali è piuttosto difficile, così come è piuttosto difficile trovare delle elite intellettuali o di economisti, eccetera. Ci sono, però non sono più, e questo credo che sia un fenomeno non solo italiano, ma sono fortemente disintermediate, cioè ci sono ottimi economisti, ci saranno anche ottimi filosofi, non lo metto in dubbio, ma sono fortemente disintermediati dai nuovi media. E qui si apre tutto il discorso, e forse qui io non sono d'accordo con Michele, sul ruolo dei nuovi media. Zuckerberg ha fatto qualche giorno fa un bellissimo discorso alla Georgetown University, credo che sullo stesso tema ha fatto anche un'audizione al Parlamento, al Congresso americano. Zuckerberg dice: dobbiamo imparare a vivere con i nuovi media. Certo, ci sono dei controlli che bisogna mettere, se c'è pedofilia, se c'è istigazione alla violenza, se c'è bullismo, ci sono delle cose che devono essere vietate. Lui dice: lo facciamo noi di Facebook. Io su questo non sono d'accordo con lui, credo che questo qui sia un tipico compito di un'autorità pubblica. Preferisco che lo faccia un'autorità pubblica piuttosto che lo faccia Facebook, la censura di queste robe qua, o l'attribuzione di responsabilità nel caso in cui ci siano delle responsabilità, per esempio per diffamazione o istigazione alla violenza, eccetera. Ma io sono sostanzialmente d'accordo con lui che noi dobbiamo accettare la sfida dei nuovi media, il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Quindi free speech. Dobbiamo abituarci a un nuovo mondo. Io mi sono messo in questa avventura con Carlo Cottarelli, che è l'Osservatorio dei Conti Pubblici, ma sostanzialmente facciamo un mestiere molto simile a quello che fa su YouTube principalmente Michele, che è quello di confrontarci con i nuovi media. Quindi noi facciamo un lavoro di divulgazione scientifica dell'economia e cerchiamo di far sì che quando uno su Google scrive debito pubblico, banca centrale, moneta, non gli vengano fuori le fesserie dei sovranisti, ma gli venga fuori qualche cosa di un pochettino più serio. Il discorso sarebbe lunghissimo, io ho fiducia che con i nuovi media, perché con questo ragionamento non avremmo accettato Gutenberg. Quindi bisogna stare un pochettino attenti. Skill mismatch, la scuola, credo che questo ci sia. Le analisi dicono che in Germania, dove c'è per davvero l'alternanza scuola-lavoro, l'alternanza scuola-lavoro è una cosa complicatissima da fare, da organizzare.
In Germania la Costituzione, la legge fondamentale, prevede che le scuole, i licei, le scuole più elevate sono gestite dai Land, ma la formazione professionale è statale, è centralizzata. Noi non riusciamo a fare l'alternanza scuola-lavoro perché questo richiede di girare fra le regioni, di trovare l'azienda giusta che è disposta a prendere la persona, eccetera, per cui finisce che poi li mandiamo a spazzare i pavimenti da McDonald's e questi protestano. Ma l'evidenza mostra che in Germania questa alternanza scuola-lavoro, questo esporre le persone al mondo del lavoro già al momento della scuola media superiore, è utile e riduce i tempi per trovare lavoro. Non è il toccasana di tutti i problemi. Credo che veramente la cosa da fare sarebbe quello di riuscire a cambiare la struttura produttiva dell'Italia. Ripeto, questo è diciamo, un conto avere Starbucks, un conto avere i bar sotto l'angolo, però sicuramente noi ci troviamo con questo paradosso delle imprese, ma non è una novità, è da sempre, da quando facevo il direttore di Confindustria, da molto prima, le imprese dicevano che non trovavano i lavoratori e i lavoratori dicevano di essere disoccupati, quindi sicuramente c'è questo paradosso che è il mismatch fra l'offerta e la domanda. Grazie, professore. Se non ci sono domande in sala, passeremo a una domanda. Volevo dire, infatti su questo siamo in realtà, sulla parte nuovi media, siamo totalmente d'accordo invece. Anzi, io mi sono preso la briga, forse non siamo d'accordo sulla questione Segre, mi sono preso la briga proprio ultimamente di espormi e dire che sì, con Facebook devi vivere l'idea di censurare, questo e quello è un po' una follia. Diverse, forse se ti riferivi allo specifico di andiamo un po' fuori dal seminato, ma solo per capire dove pensavi fossimo in disaccordo, allo specifico di quando è andato in Parlamento a discutere, a farsi interrogare per Libra, e alla maniera secondo me molto sciocca e sbagliata con cui ha risposto Alexandra Ocasio-Cortez. No, io lì ho trovato lei aveva ragione per una volta. Per una volta, e io sì o due, è la seconda volta che sono d'accordo su 300, quindi e invece no, sono del tutto dell'opinione che l'idea che questi strumenti di comunicazione, ecco, qui va completamente ribaltato, questo è un altro fenomeno di culturale italiana, va completamente ribaltato l'atteggiamento di fuga, di disprezzo, di neanche malcelata superiorità, no? Nei confronti di Facebook piuttosto che i blog, piuttosto che YouTube, piuttosto che mio nonno, che gira nella cosiddetta intelligenza italiana. Io non sono mai stato un grande fanatico di Umberto Eco, l'ho sempre considerato in realtà, a mio avviso, mediocre, ma non importa. Non mi sono mai piaciuti i suoi romanzi, ha scritto due libri di semiotica interessanti con questa roba. Ma quando se n'è uscito con queste cose sull'internet, ho detto, non hai capito nulla. Gli scemi ci sono sempre stati. È che tu non andavi al bar, perché siccome sei un professore, io che nei bar invece, essendo di estrazione sociale più modesta, ci andavo e il popolo lo sentivo quando avevo 15 anni, dicevano stronzate uguali, tali quali, non è che siano spuntati quelli col quoziente di intelligenza sotto accento, che poveretti non sanno leggere né scrivere, fanno confusione sulla radice quadrata di 9. Certo, la rete permette di farli vedere. Io personalmente sarò anche, ecco, su questo... socialistoide, lo ritengo un fatto di emancipazione umana. Non c'è nulla di male che... Cioè io non riesco pure, alla fine, essendo arrivato a far parte, se vuoi, di un'elite, chiamala come diavolo vuoi, non ho fastidio per il diritto del beota di dire beotaggi. Ho fastidio per un sistema che non permette al beota, quando è ora, di apprendere nei limiti del possibile che sta dicendo beotaggi. E questo si può fare.
a 6 anni, a 14, a 9, insomma, in quelle periodi lì. Ma non ho alcun, mai avuto questo atteggiamento, anzi lo trovo quello sì, il liberale, eccetera, eccetera, di no, no, parliamo solo noi che siamo quelli studiati. Per cui ho i bei tempi antichi, quando quelli come Giampaolo ed io andavamo al club, ci sedevamo, no? Io ti riverivo, tu mi riverivi, ci prendevamo e parlavamo del popolino. No? C'è una concezione diffusa secondo cui tornare a quella da cui spuntano tutte queste continue teorie assurde su limitare il diritto di voto, no? A questo e a quello, e non riescono a capire che è come un carciofo. Chi è che decide dove metti la linea di quelli che non hanno diritto di voto? Alla maggioranza, vabbè, d'accordo. Togliamo quell'uscita che tutti dicono, sì, ma forse c'è un punto sugli anziani. Dove cominci a essere anziano? 87? Bene, ovviamente possiamo togliere il diritto di voto a tutti quelli che hanno più di 87, o farglielo valere punto 5, come ha proposto un amico mio, peraltro anche simpatico e intelligente. E vinciamo di sicuro, bravo. Però questo è come riscalare la distribuzione, perché 10 anni dopo saranno quelli più vecchi tra 82 e 87 a cui bisognerà togliere il diritto di voto, e poi saranno quelli fra 77 e 82, cioè un giorno o l'altro toglieremo il diritto di voto a quelli che hanno la mia età, e allora magari mi incazzo, nel senso che alcune cose che ci siamo inventati della liberal democrazia, che sono progresso tecnologico in realtà, vanno gestite, e occorre chiedersi quali sono le istituzioni, le regole che vuoi introdurre perché ne escano risultati socialmente ottimi, non rifiutarle così. Io personalmente avevo. Ecco, allora le elite, nel senso di chi il potere mediatico, culturale e anche economico ha in Italia, e su questo, ecco, forse qui potremmo discutere di Confindustria. La visione che io ho anche della Confindustria, addirittura di Guido Carli e di Agnelli, non è così positiva, perché credo che quei gruppi dirigenti siano quelli che negli anni 70 e poi negli anni 80 non hanno visto il cambiamento tecnologico mondiale e anche di affermazione democratica avvenire, e non hanno operato, in parte perché c'era un conflitto sociale, non voglio rifare la storia d'Italia, altrimenti il dibattito finisce domani, però è lì che ci siamo incastrati. A un certo punto, nel mezzo del grande casino degli anni 70, di un conflitto sociale asprissimo, che non si era riusciti a risolvere in maniera positiva, e poi con l'illusione del debito pubblico degli anni 80, le elite vere, cioè quelle socio-economiche, l'imprenditoria che controllava i giornali, la classe politica del tempo, non ha assolutamente detto agli italiani: qua ci sono una serie di cose che a noi piacciono e però guardate che non vanno più bene, perché non funzionano più, vanno modificate, a partire dalla scuola, a partire dal mercato del lavoro, lì si è tentato un po', ma poco, con poca chiarezza, a partire dagli incentivi che diamo alle imprese, alla maniera in cui si finanziano, tutta la questione del sistema bancario, eccetera. Non so, forse sono andato un po' fuori tema, però rispetto ai cosiddetti nuovi media, io sono assolutamente a favore di usare. Il tema è profondissimo, perché c'è chi dice che se Giolitti non avesse dato il suffragio universale, forse la gente non avrebbe votato per Mussolini nel 23. Quindi, tema complicato. Io ho degli amici che dicono: se ci avessimo il Doge a Venezia. Se ci avessimo il Doge a Venezia. Però credo che nessuno seriamente oggi pensa di tornare indietro rispetto al suffragio universale, e credo che fra qualche anno, quando si guarderanno i dibattiti di oggi su i nuovi media che creano disastri, che creano populismo, la gente dirà: ma eravate proprio strani allora. Questa è la mia opinione. So che, diciamo, ci sono opinioni molto diverse nell'elite. L'elite, le quali esistevano, esistono molto meno, ma sono anche d'accordo che le elite possono sbagliare, però esistevano una volta. Sì, sì. Continuando su questo tema, solleverei la questione del controllo dei fake news a questo punto. Come si può conciliare la tolleranza, ovviamente, per tutte le opinioni, soprattutto adesso, con la diffusione totale dei social network, con il controllo della diffusione delle fake news? Ma le fake news, ti rispondo, per chi è interessato, esce sabato proprio un dibattito fra me e Rick Dufer nella rubrica di Rick su questo tema. Le fake news, anche quelle sono sempre esistite. Adesso non voglio essere il laico che sono. Guardate che i preti in chiesa
danno fake news tutte le domeniche da anni. Da millenni. Da millenni. Qualcuno fa sciogliere magicamente il sangue di un santo in quel di Napoli da Dio sa quanto. Dio. Quindi le fake news sono sempre esistite. La differenza è che con l'internet le raccontiamo a più gente. I miei amici al bar mi hanno raccontato di miracolosi e pozioni che li vendevano da quando avevo 8 anni. Quindi è solo... Allora, questo è una cosa. Per quanto riguarda poi invece la menzogna pure... Cioè, e lì è dove... allora, ritorniamo a AOC versus Zuckerberg. E lì dove Zuckerberg è assolutamente torto. Specialmente in un contesto come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una legislazione, una tradizione antichissima dei media su truth in advertising. Cioè il New York Times e il Wall Street Journal pubblicano con uguale spazio correzioni, anche banali a volte, di errori o di cose false. E c'è una responsabilità di chi vende la pubblicità che la pubblicità non sia menzognera. Quella parte lì c'è, si tratta di estendere a chi vende pubblicità in rete, sia esso Facebook, Twitter o Michele Boldrini, non lo faccio, ma sul suo blog personale, se lo vendessi, che hai la responsabilità, siccome ci guadagni dei soldi, hai gli stessi standard di pubblicità di New York Times. Fine, punto, nulla di... Cioè io così la vedo la storia. Le altre invece, le fake news, quelle raccontate dal privato sul suo blog, fanno parte della libertà di parola e lì davvero io non vedo... Forse ecco, Giampaolo scuote la testa, forse lui è un'opinione diversa. Ma io lì non vedo, se non uno stato autoritario, cioè l'alternativa è la Stasi. La Stasi nel senso della Stasi, quella tedesca della Germania dell'Est, no? Cioè, ognuno di noi fa la spia su ognuno, poi nominiamo dei signori che decidono se Giampaolo ha detto una fake news e Michele l'ha denunciato. Beh, è una follia. Cioè, lui ha scritto che c'era l'elite della Confindustria di Carli, io non lo sopporto, cioè, fake news, gli faccio nella bocca della verità, lo denuncio, poi lui denuncia me perché io ho detto che insomma l'ama era una bella persona. Siamo alla oppressione. Altre domande? No, cioè, sì. No, sono d'accordo, cioè, sulle fake news a me colpisce il fatto di vedere questi i tweet di Trump che dice che il New York Times e il Wall Street Journal sono produttori di fake news, è lui il produttore di fake news, però non può esserci un'autorità superiore che decide se ha ragione il New York Times, salvo nei casi in cui ci siano falsi evidenti, in cui ci siano pubblicità ingannevole. In questo caso credo che anche Facebook dovrebbe essere soggetta, sì, alla normativa sulla pubblicità ingannevole. In Italia sicuramente lo è, chiunque è soggetto alla normativa sulla pubblicità ingannevole, e mi sembra strano che non ci sia una cosa del genere negli Stati Uniti, ma può darsi. E poi tutta un'altra tematica molto più organizzazioni terroristiche. Ancora un'altra questione. Violenza, quella è un'altra questione. Nella stessa maniera in cui ti controllavano il telefonino, se io e te ci mettevamo d'accordo di fare la Molotov, mi puoi controllare i messaggi su WhatsApp. Assolutamente, assolutamente. E secondo me questo qui è un ruolo che deve svolgere lo Stato. Io non vedo un privato che lo fa e che poi magari si mette d'accordo con la Cina o non si mette d'accordo con la Cina. Zuckerberg, perché adesso dice che con la Cina non si mette d'accordo e quindi lui non va in Cina. Ma magari un altro si mette d'accordo con la Cina e poi magari ci utilizziamo. Io ho scoperto che mia figlia di 10 anni usa il social network che credo sia più diffuso del mondo, che si chiama TikTok, e che è una roba piuttosto pericolosa, che fanno i cinesi, che naturalmente è soggetto a tutta la regolamentazione cinese e anche alla censura che fanno i cinesi. Questa cosa qui non mi piace tanto, quindi ci sono dei limiti complicati, è molto complicato definire dei limiti, ma insomma dei limiti ci devono essere e credo che ci sia
forse meglio così per ora, diciamo che non ci sia una regolazione degli stati, però prima o poi credo che ci sarà e ci dovrà essere. Grazie. Sempre da YouTube, tornando a temi strettamente economici, chiede Cristian Misiano, chiedendo anche a Matteo, ma lo spread quando è alto è un problema, quando è basso invece dicono che non è sufficiente stare tranquilli. Perché c'è questa disparità? È sempre un problema. Se è basso non c'è da stare tranquilli, perché basta nulla, come abbiamo visto, e ho schizzato, dico, un punto e mezzo quanto ha schizzato la pubblicazione del DEF del governo giallo-verde. Quindi se lo spread è alto, chiaramente è un problema, in quanto paghi sì tanti interessi, sì c'è... sì paghi tanti interessi, sì che c'è una correlazione negativa poi con i prestiti bancari emessi, diciamo, ma comunque sia, anche se lo spread è a livelli tipo quelli francesi, quanto è lo spread francese? 30 punti base, immagino. Anche in quel caso non c'è mai da stare tranquilli, perché bastano due parole messe in fila male e la paghi sempre, quindi c'è poco da dire. Passate di là, scusate. Starfab 77, la troica potrebbe salvare l'Italia. La cosa? La troica. Ma va, ma questa è la moda di questo. Ecco, posso fare un appello? Io mi feci odiare a suo tempo uno dei miei video più belli, e quello fu colpa di Giampaolo, che era direttore generale di Confindustria, e mi ricordo, mi scrisse: vieni a parlare a Genova, ricordi? 2010 al biennale, eh? E gli disse: ma Giampaolo, ma sei sicuro che ci conoscevamo da prima, insomma, per altre ragioni, che volete uno come me in quel posto lì? Ed era, cos'era Paolo? Era il 12, in realtà, era il marzo del 12. Sì. L'assemblea biennale del centro studi. L'assemblea, sì, no, ma era del, diciamo, del centro studi. Tema, guarda, del lavoro, c'erano, cioè, sì, i leader sindacali, tutti, sì, leader, c'era mezzo mondo, CGR, sì, sì. C'era anche Monti, c'era un punto, c'era Monti, c'era mezzo mondo. E lui che mi invitò e dice: ma sei sicuro? Dice: sì, guarda, la situazione è tale, era appena andato al governo Monti, che c'è bisogno di un po' di noise from America, e tu sei quello giusto. Alla fine, adesso possiamo raccontarla, sono passati degli anni, non siamo più colpevoli. E mi divertì moltissimo perché fece l'intero intervento spiegando che lo spread, che era stato sotto controllo da alcune delle misure di Monti, era l'ultimo dei problemi, nel senso che era semplicemente un termometro, che se loro erano convinti, stavo parlando al gota degli industriali italiani, che i problemi erano risolti da quella cosa lì, dal fate presto di Napoletano, non avevano capito assolutamente nulla di quali erano i problemi italiani. Fu un intervento, l'ho trovato su YouTube, e Napoletano, per qualche ragione che poi con gli anni capì, non gradiva, cercò svariate volte di interrompermi, e invece venne travolto dagli applausi dell'assemblea, che sembrava capire, però non ne seguirono atti politici. Tutto sto cappello per dire cosa? Per dire che questa sì è una grande responsabilità anche di singoli individui, ne ho menzionato uno, potrei menzionare degli altri, e cioè dei grandi media italiani. In Italia, siccome vende, da partire dal 10 si è costruita una narrazione folle che viene riflessa in domande come queste sulla nostra situazione economica. È una narrazione completamente folle, va così. Fino al 2010, fino all'uscita del famoso libro a Tremonti, Istruzioni per il disuso, l'Italia era un paese miracolato di geni che si era salvata dalla crisi mondiale grazie al fatto che il grande navigatore Giulio Tremonti aveva fatto delle cose fantastiche, anche nessuno aveva capito cosa fossero, e noi ne saremmo passati indenni. Poi invece non successe quello che sappiamo, e cominciò il problema del disastro. Allora divenne tutta una drammatica emergenza e doveva succedere la grande catastrofe, e a quel punto il paese si divise, e lo è tuttora, in due grandi o tre gruppi. C'è un gruppo minoritarissimo di, a mio avviso, confusi, anche se hanno buona intenzione, che invocano continuamente la famosa troica,
che sarebbe poi l'IMF, la Banca Centrale Europea e la Commissione, che dovrebbero venire e controllarci a mano armata e far fare a 60 milioni di italiani quello che in 50 anni di storia patria non abbiamo voluto fare. È una follia. E c'è questo mondo che si aspetta una grande catastrofe, non lo so, il fallimento delle grandi banche nazionali, un default sul debito quasi greco, perché così arrivano degli illuminati che ci salvano. Follia. C'è un altro gruppo che è quello oggi maggioritario che ha deciso che appena lo spread è sotto controllo va tutto bene, madama la Marchesa. E se voi ci pensate, e su questo abbiamo avuto anche dei dissidi, quando erano al potere i rossobrunati con Salvini, il discorso era, ah, visto che male che fate perché lo spread è andato su. Mentre c'erano ben altre cose. Adesso che sono al potere i rossi col trucco, va tutto bene perché lo spread è andato giù e quindi abbiamo fatto. In realtà, guardate che non è cambiato niente. Si è abbassato un segnale di pericolosità, di febbre, banalissimo. Il signor Ernesto, forse è uscito, non lo vedo più, forse c'è ancora, forse non c'è, chi lo sa, ha spiegato abbondantemente, Ernesto, ci sei, batti il colpo, ha spiegato amabilmente su Twitter, ve li potete andare a trovare, che si vede subito cos'è successo. Hanno finalmente staccato la spina a BNB, Crostarolo e Water di Pescara, e quindi il rischio di ridenominazione da uscita dall'euro è calato, il mercato l'ha apprezzato, il resto è tutto uguale. Il resto, e questo invece c'è questa maggioranza della popolazione che ritiene che una volta che aggiusti e tieni uno spread a 100 e qualcosa, va tutto bene. Non è vero, perché la stagnazione, il declino, la disoccupazione, tutte quelle cose di cui si parla rimangono. Poi invece c'è l'altro gruppo opposto a quelli che invocano la troica, del sovranista estremo, che ritiene che non solo lo spread si sarebbe potuto eliminare, portare a zero, sia quello lo stato naturale, basterebbe che alla BCE non facessero i trucchi, ma se non facessero i trucchi, appunto, ma questo l'abbiamo già discusso, stampando moneta saremmo tutti ricchissimi e felici. Ecco, tutta questa sono tutte narrazioni costruite dal sistema mediatico e, se posso dirvi la mia opinione, sono tutte e tre false. Sono un bel film, vanno bene per i talk show, creano dramma, fanno grandi titoli, ma non servono assolutamente a nulla, nessuna di queste tre narrazioni, per capire i problemi italiani. Mi chiedevo a quale delle tre categorie Michele mi volesse dire. Tu hai cambiato posizione, vero? No? Forse il mondo che è cambiato, poi magari invece sono io che ho cambiato posizione. No, non credo che la troica sia la soluzione. La soluzione deve venire da noi. Devo dire però che io faccio parte di quelli che hanno molto, molto paura della situazione italiana, perché temo che non possiamo continuare a declinare come abbiamo fatto negli ultimi 25-30 anni senza che non ci succeda un grande botto. Io penso, c'è chi pensa che il grande botto sia poi dopo il botto viene la catarsi, io temo che il grande botto possa essere davvero drammatico. C'è Stiglitz che fa un'analisi dell'Argentina e dice: ma dopo il grande botto, cioè il default del 2000-2001, there is life after a default, after all, dice Joe Stiglitz. Posso fare un appello? Io ci ho provato con Joe, perché lo conosco da 30 anni, però fa finta di niente. Qualche associazione, lo volete invitare a dibattere con, che so, con Giampaolo e me, se Sua Eccellenza, che poi dai Joe. No, davvero, perché è uno intelligentissimo. Molto intelligente. Ha scritto cose fondamentali, ma non lo so cosa diavolo gli è successo. Beh, da parecchio tempo. Sì, lo so, ma perché? Consiglio a tutti di è un mistero per me. Fate su Google IMF. È un gran bevitore di birra, tra l'altro. Rogoff Stiglitz. Troverete ancora adesso sul sito del Fondo Monetario una lettera che Rogoff ha aperta. Rogoff scrisse a Joe Stiglitz nel 2002 a proposito della
atteggiamento di Stiglitz, che allora stava alla Banca Mondiale, che attaccava la Banca Mondiale e il Fondo Monetario nel momento in cui stavano facendo il programma per salvare le tigri asiatiche che erano andate in crisi, con una posizione che Rogoff dice ma è una follia assoluta che nel momento in cui noi stiamo facendo delle cose tu che sei in una posizione di responsabilità ci attacchi a tutti noi, non ti vergogni di quello che hai fatto. Stiglitz dice delle cose incredibili e su questa cosa dell'Argentina che ha creato miseria, impoverimento, ricordo una frase di Michele qualche tempo fa, diceva quando le donne a un certo punto si mettono a fare il mestiere più antico del mondo in massa. Ecco, dire che quella cosa lì è stata una catarsi, francamente, io ho molta paura che l'Italia non riesca a mettere sotto controllo il debito pubblico, A, B, non riesca a fare le riforme strutturali che servono per far riprendere la crescita, e a questo punto poi sento illustri personaggi, ma non solo Stefano Fassina ieri in audizione, ma anche Eichengreen, per dire, che è un illustre professore di Berkeley, mi pare, che dicono che non è possibile arrivare a quell'avanzo primario 3,5-4% che secondo il Fondo Monetario, secondo la Banca Mondiale, della Banca d'Italia, sarebbe necessario per l'Italia per riuscire a mettere su un sentiero solidamente decrescente il debito pubblico. Io ho scritto un paper di recente assieme a Carlo Cottarelli in cui facciamo vedere che invece molti paesi questa cosa sono riusciti a farla, peraltro l'Italia con Ciampi alla fine degli anni 90 era riuscita ad arrivare a un avanzo primario del 5% e si era impegnata a mantenerlo, diciamo, questo era l'impegno per l'ingresso dell'Italia, per convincere i tedeschi a farci entrare nell'Unione Monetaria. Dopodiché Tremonti disse ma questa è una scemenza dell'avanzo primario, noi spendiamo, e quindi nel giro di 4-5 anni quell'avanzo è stato dissipato. Ma quando sento tutte queste persone, anche autorevoli, dire che non è possibile fare un avanzo primario che è quello che sarebbe necessario per mettere sotto controllo il nostro debito pubblico, che significa farlo, metterlo su un sentiero discendente, anche molto graduale, ma discendente, mentre noi adesso siamo ancora su un sentiero ascendente, allora dico a costoro cosa pensate, qual è la fine della storia? Questo è il punto vero. Qual è la fine della storia? Pensate, credete nello stellone? E a un certo punto rischia che andiamo a finire come l'Argentina. Andiamo a finire peggio della Grecia, perché la Grecia, guardate, è un decimo dell'Italia ed era possibile per l'Europa, per il Fondo Monetario, impedire il baratro, per cui dal 2010 fino ad adesso praticamente tutto il rinnovo del debito pubblico della Grecia, parte non ristrutturata diciamo, e il nuovo disavanzo della Grecia è stato finanziato dai contribuenti europei e in parte mondiali, tali per cui tra l'altro sono i paesi in via di sviluppo al Fondo Monetario che protestano perché dicono ma come fate i prestiti a un paese come la Grecia che è molto più ricco di noi, eccetera, eccetera. Sostenere se l'Italia perde l'accesso al mercato, tenete conto che l'Italia ha una spesa pubblica di 800 miliardi mal contati e ha titoli da rinnovare ogni anno di circa 400 miliardi. Quindi se perdi l'accesso al mercato nel giro di 12 mesi, metà della spesa pubblica non la finanzi più. Quindi vuol dire che non paghi le pensioni, non paghi i medici, chiudi gli ospedali. Cioè, è un evento catastrofale questo. Assolutamente una catastrofe. Peraltro se risolvi il problema ristrutturando il debito pubblico, cioè facendo default e dicendo non ti pago, crei un'altra catastrofe. Perché
la Grecia aveva il 30% del debito pubblico detenuto da banche o soggetti residenti e il 70% era all'estero. In Italia è esattamente il contrario, il 70% è detenuto da soggetti residenti, quindi banche, fondi di investimento, anche persone fisiche. Quindi il default dell'Italia non va sugli altri paesi, va su di noi. Quest'idea che girava, che ci aveva per esempio Beppe Grillo, non l'abbiamo fatto noi il debito e quindi lo paga qualcun altro. No, se si fa default è un disastro, è un colpo alla, alla tempia dei risparmiatori italiani, creerebbe fallimento di banche, imprese, disoccupazione, no, famiglie, impoverimento, poi... famiglie. Cioè, i fondi pensione che tengono, esatto, sono più i soldi degli anziani italiani, o dei cinquantenni italiani. Esattamente. Quindi io sono diciamo, nelle varie fazioni, cioè uno di quelli che è molto preoccupato per il fatto che il debito pubblico è sparito dal dibattito italiano. Guardate, quando si dice... Calenda, che è uno che le questioni le conosce, dice tagliamo la spesa pubblica, ma la tagliamo facendo la spending review, ma la tagliamo per fare una spesa meritevole e non c'è dubbio che istruzione, ricerca e università siano spese meritevoli. Chi dice sì, è giusto combattere l'evasione, però ogni euro che recuperi dall'evasione lo devi mettere in riduzione della pressione fiscale. Se tu pigli queste due cose insieme, allora che naturalmente nessuno propone di aumentare la pressione fiscale, questo è fuori di discussione, allora mi chiedo come andiamo a ridurre il disavanzo. Qualcuno avesse un'idea brillante su come far ripartire la crescita, io, come dire, sarei di quel partito, ma francamente fino adesso anche quella soluzione lì. Quindi diciamo... Esprimo questa preoccupazione e qui mi fermo. Poi qualcuno dà le soluzioni. Sarà un matto. Altre sì, ci sono parecchie domande. Direi che possiamo anche concludere. Sì, queste cose ho imparato per esperienza, vanno avanti all'infinito. Però dai, le domande, poi proviamo a dare due risposte rapidissime e chiudiamo. Dove sta? E te pareva? Con chi? Ah, è una coppietta stupenda. Vabbè, stupenda. Cioè, vabbè, Gio proprio, vabbè. Oh, lasciamo stare. Sono... ci sono anche altre domande, così chiudiamo, dai. C'era qualcuno? C'è una da YouTube, Alberto Marconi, c'è un discorso che va di moda del presidente della Banca Centrale Inglese, molto di moda in ambienti sovranisti, non so se lo conosce, non fa altri riferimenti, Alberto, e cosa ne pensa? Ma quel discorso, che va, le cose che vanno di moda negli ambienti sovranisti abbiamo già dato. No. Credo, mi sono confrontato con Conditi, c'è Mosler che mi tormenta ancora cercando di giustificare la sua sparizione, gli ho detto ogni volta che vuoi, però le regole dei dibattiti, sono regole dei dibattiti. Mi sembra che la capacità intellettuale di quel mondo, insomma, non dedichiamo più tempo, l'ex è l'ungherese, come voi sapete, l'Ungheria ha una posizione politica particolare, i lamenti degli ungheresi, e tra l'altro i lamenti degli ungheresi, ovviamente, come tu... La cosa che i cosiddetti sovranisti non hanno capito è che ogni sovranismo è nemico di tutti gli altri.
E il signor Salvini l'ha provato l'esperienza sulla sua pelle. Lui pensava che, siccome io sono fascista a casa mia, tutti i fascisti d'Europa sono fascisti come me. E no, Mona. L'essenza del sovran fascista è che è nemico di tutti gli altri sovran fascisti, perché per definizione lui è lì a dire il mio paese, non gli altri sono tutti ladri. Quindi, sai, che i sovranisti italiani, come dire, utilizzano gli argomenti di costui che ho visto come a supporto delle loro tesi, è sicuramente prova delle loro difficoltà obiettive difficoltà cognitive. L'unica cosa che prova è quello, non capiscono nemmeno quello che leggono. Quindi tralasciamo. Poi invece l'altra domanda, non so come dire, no, cioè io non sono dell'opinione, l'abbiamo già detto, non, il problema italiano, io sono un po' meno sanguigno di Giampaolo sulla questione. Proprio ieri sera, lo metteremo in onda fra un paio di settimane, ho avuto un'intervista riflessione con una persona serissima, io lo considero il miglior macroeconomista italiano, pochi lo conoscono, si chiama Guido Tabellini. E abbiamo proprio il centro della riflessione è stato attorno al debito. Credo che Guido abbia una visione simile a quella di Giampaolo. Alla fine siamo entrambi d'accordo che andrebbe fondamentalmente eliminato. L'ideale è eliminare il deficit, cioè costruire una situazione per cui noi abbiamo zero più o meno epsilon, ok? E poi pensare alla crescita. Io credo che la questione sia quella. Questo non lo può fare nessuna troica, né troica, né governo tecnico, né niente, perché questo, come le cose che abbiamo detto oggi e le cose che voi stessi siete consapevoli, l'incapacità di crescita dell'Italia dipende da atteggiamenti, istituzioni, regole, privilegi, eccetera, che sono diffusi e che si possono risolvere solo con la decisione politica degli italiani. Non c'è governo tecnico che lo possa fare. Non c'è governo tecnico che lo possa fare, a meno che non sia un governo tecnico richiesto esplicitamente da una maggioranza politica di italiani, ma allora non è più tecnico. Perché sono decisioni che hanno a che fare col sistema scolastico, universitario, con la distribuzione, per dire, degli stipendi dei funzionari pubblici, di tutti i dipendenti pubblici e la loro differenziazione a seconda dei costi della vita nelle regioni italiane, ha a che fare con la gestione dei sistemi sanità, del sistema, ha a che fare con questioni che sono radicalmente italiane. Perché il problema non è tanto, ed è qui un altro errore, pensare ma anche in Germania crescono meno di una volta, anche in Giappone crescono meno di una volta. Sì, ma crescono. Tra l'altro, in Giappone tutti si scordano questa cosa, il Giappone complessivamente è cresciuto meno del passato ed era il terzo in graduatoria, come ha ricordato Giampaolo. Sì, ma il Giappone vive una crisi demografica vera, in atto. La popolazione giapponese cala, quella italiana è costante grazie al flusso migratorio. Quindi quando invece guardate il reddito per capita e la produttività giapponese, gli ultimi 20 anni non sono 20 anni persi. Averla, la crescita della produttività del lavoro che ha avuto il Giappone, specialmente nel settore privato, negli ultimi 20 anni. Noi ci faremo la firma, ok, in Italia, ma proprio. Quindi no, le soluzioni tecniche che molti hanno in mente non sono soluzioni. L'unica soluzione è politica ed è per questo che vale la pena di fare dibattiti come questi, discussioni franche come queste, perché la consapevolezza della, da un lato, serietà del problema debito, dell'inutilità di pensare che noi riprenderemo a crescere se solo ci lasciassero fare 3,5 di deficit per un po' di anni. Okay? Questa consapevolezza non c'è e va creata, e ancor più non c'è la consapevolezza che la crescita zero italiana, che ormai è lì praticamente da 25 anni, è tutta dovuta a scelte nostre, o almeno di alcuni di noi, o almeno della maggioranza di noi. Quindi si tratta di convincere un'altra maggioranza a fare le cose diversamente. Sì. Grazie a tutti voi per la partecipazione, grazie ai nostri ospiti e Matteo per il suo insieme. Grazie mille. Allora,
fronte dell'interstate, ciao, grazie.